Sono imminenti i lavori per l'invaso spaziale. La città dovrà decidere se il corso dovrà diventare isola pedonale o meno. La sua opinione qual è? Non sono d'accordo per l'isola pedonale. Nient'altro. Perché? Bloccherebbe il commercio. I lavori però vanno fatti. Vanno fatti, lavori ordinari. Allora, a mio avviso, prima di cominciare a pedonalizzare un'area che è diventata ormai quasi un deserto, perché basta girarsi, non ci sono quasi più esercizi commerciali che possono attirare un passaggio di persone, bisognava cercare di fare qualcosa per rivitalizzare il commercio a Grotta Minarda e invogliare anche la gente a venirci, perché adesso anche con la variante che bypassa Grotta Minarda si sono perse ulteriori occasioni per vedere gente che veniva anche dai dintorni qui. Per me l'isola pedonale è una cosa importante, per il paese, per tutta la comunità. Quindi sarebbe d'accordo? È importantissimo l'isola pedonale, perché qua vediamo solo macchine ferme, aggiornate in terra. L'isola pedonale sarà una cosa migliore per noi. Quindi un po' di sacrificio per questi lavori, però poi ne varrà la pena. Ma speriamo che inizino, perché dovevano iniziare a novembre, stiamo a maggio e ancora non sono iniziati. Speriamo che inizino. Secondo me i commercianti non saranno d'accordo per questa cosa qua, perché Grotta Minarda qua il corso già non è che è un poco isolato già. Lei che ne pensa? La stessa cosa che ha detto il signore. Per me è buono, perché io cammino sempre e mi sta bene. Però per i commercianti. Lei che passeggia va bene l'isola pedonale. Però per i commercianti no, perché è chiuso, è finito qua. Per me è finito. Nessuno parcheggia lontano per poi venire a fare shopping, secondo lei? Sì, tanto la gente vuole che con la macchina la porto dentro al negozio. Dentro proprio? Ah, pure il caffè. Isola pedonale sì o no? Sì. Lei è d'accordo? Sono d'accordo, d'accordissimo, sì. Perché dai un po' di sbocco ai cittadini che possono camminare tranquillamente, tutte queste cose qua. Per il commercio? Ma il commercio a Grotta non c'è, quindi lo possiamo anche chiudere, onestamente, come sta adesso. Grotta Minarda è un paese morto. Ma non ci siete voi, non è morto, ci siete voi. No, non è così, perché una volta stava in attività, oggi non c'è sta niente. E non pensa che sia una crisi generale, che non riguarda solo Grotta Minarda? Sa qua se ne avendo in Aranna e Ciucca, è morto lo paese.